Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Crash Bandicoot 2 parte qualcosa. Ora non mi ricordo perché è ben un giorno che non registro. Lo so, sono messo male. Entriamo in Air Crash. Ho registrato 1 minuto e mezzo per poi ricordarmi che avevo fatto un fail perché ero entrato su Snowbiz mentre prima devo entrare in questo bello livellino. L'ho fatto a non morire. Boh. Bisogna fare questo air crash del tuo airbag dagli amici. E qua. Essere arrestato. In realtà non serve. Ok, ce l'ho fatta. Neanche dire che sarebbe stato letteralmente impossibile fare una roba del genere su Ancient Trilogy. Cosa ci facciamo qua? Questa è la warp room segreta che a differenza dell'Ancient non si può raggiungere andando sotto, mi sembra. Ok, come va bene, dai, che bello questo fela è da incorniciare. Ma perché non mettono le barriere nei bordi esterni? Cioè, devono far cadere il giocatore. Probabilmente si scocciavano. Li posso anche capire. Vediamo se riesco a prendere quelle vite che non ci ho mai fatto su Ancient Trilogy. Niente. Ehi, vabbè, che salto ho fatto! Taglio. Bello come. No, comunque il problema di sto gioco è un altro. Taglio. Ok, eccoci, dicevo, Crash ha la brutta abitudine in sto gioco. A parte di come, ma ha la brutta abitudine di andare verso l'esterno e poi non riesce più a rimettersi bene dritto perché rischiate di andarvene a finire su Marte. Ce la faccio? No. O comunque sto giocando con le frecce. Detti tasti direzionali dai nemici. Ok, eccoci. Sarà perché non sono abituato a sti salti, però mi sembra più difficile rispetto alla Insane. Taglio. Bella sta roba. Ah, questo non ve l'avevo mostrato. È una piccola zona per farvi prendere la vita e la maschera in più. Ok, rieccoci. Stavolta ho la tripla maschera. Ora è tutto in discesa. No, no! Ok, eccoci di nuovo. Adesso se mi fa morire, mi sente. Il Vaticano mi sentono. Ok, eccoci con la gemma rossa finalmente. Adesso finirò il livello e vi taglierò perché è uguale a prima. Eccoci qua. Mi è sempre piaciuto nell'originale che ci sono queste specie di lucciole che girano intorno al portale. Mi è sempre piaciuta come cosa. Eccoci con la gemma rossa. Quindi adesso vedete, noi, vabbè, a parte si è buggato. No, si
era buggato comunque. Noi non possiamo tornare giù perché non c'è nulla in realtà. Cioè, nel senso, non c'è come nel Sane che c'è il livello. La warp room segreta in basso. Dovete farlo subito a livello segreto quando lo sbloccate. Ok, andiamo su Snow Beads, che sarebbe la neve che fa le beads. No, in realtà, però sta battuta del cacchio dovevo farla per contratto. Devo fare una battuta squallida a video. Quale contratto? Non lo so. Io non mi fido comunque di queste casse. Non vorrei che facessero gli scherzetti. Volevi togliermi l'ultima maschera. Chissà se riuscirò mai a portare la Insane Trilogy. Più che altro sarebbe una rottura di scatole assurda. Ma potrei anche non arrivarci alla Insane Trilogy, voglio dire. Deciderei di chiudere il canale prima per disperazione, che nessuno mi caga. E rilancio, volete un video sull'emulatore, su questo e sull'altro, come ho settato i veri parametri? Se vi interessa fatemelo sapere, sarò felice di farvi un video a riguardo. Se non vi interessa, amen. Questa miletta devo prenderla, sennò... Bello, bellissimo. Taglio. E rieccoci. Pensavo, almeno in sto gioco le casse nitro non saltano come nell'Ancient Trilogy, che lì era una roba scandalosa. Ma perché manca qualcosa? No, aspetta, si è buggato. Ok, che non gioco sto livello da tanto tempo. Non gioco bene sta la Crash originale da anni, perché, per ovvie ragioni, perché mi scoccio a mettere sulla PS1. Oggi ho rage facile, ma non penso che vi dispiaccia. In generale fa sempre piacere vedere una che sclera. Tra l'altro, oggi, curiosità, mi è arrivata la carta d'identità nuova, che mi lamentavo in molti video fa. Guarda che sono spawnato. Io uccido qualcuno. Qua non c'è niente. Ah, ecco, vedi. Se non l'avessi fatto, la sarei presa in quel posto, perché era una cassa TNT. Dunque non avrei potuto romperla. Oh, ma come? Gli sono saltato in testa! Oh! No, sto gioco mi vuole prendere per i fondelli. Bello sto bug. Cosa? Cosa? Mi dà fastidio morire in sti livelli che gioco da quando ero piccolo e non mi creavano sti problemi. Adesso devo fare brutte figure. Cosa? Pensavo che avesse un po' meno bug sto gioco. Allora, tu puoi morirci male. Voi non avete visto niente. Vabbè, quella vita può anche morire lì per me. Va bene. Ah, siamo arrivati solo ora a sta parte. Ok,
Vabbè, devo contenere la mia opinione io, perché sennò qua va a finire male. Questo non sarebbe un salto possibile nel Sentry. Oddio, quanto ho rischiato. Ma dai, ma perché siete stronzi? Vabbè, ovviamente non sono troppo incazzato, sto facendo anche finta per fare content. Sto gonfiando la mia incazzatura perché gli scleri piacciono su YouTube, quindi spesso faccio apposta, cioè, vabbè. Adesso quanto siamo? 17 minuti. Io vi dovrò tagliare tutto. Allora, dato che non voglio rifare tutto, cosa ho fatto? Ma perché? Per fortuna ero stato previdente. Vabbè. Quel riccio deve rompere le palle, giustamente, perché sennò non è contento. Però sentite che bei suoni. Comunque, come suoni, anche per se la grafica è più brutta, ovviamente perché non è una grafica PS4. Ma come suoni questo gioco non sono riusciti ad eguagliarlo anche come effetto nostalgia. E poi non lo so, c'è qualcosa di più magico a giocare a questo gioco rispetto a giocare a Nelson Trilogy. Non saprei spiegare un motivo, ma boh. Nonostante i suoi difetti, ora non mi ricordo se c'era una cassa lì. Nonostante i suoi difetti, dicevo, causati dal tempo. Bello! Bellissimo! Sto dando il meglio di me. Dicevo, nonostante i difetti causati con l'avanzare delle tecnologie, in realtà non sono dei difetti veri e propri. È più soddisfacente giocare a sto gioco rispetto. E magari ai difetti tipo che non c'è scritto. Ci sono le casse che si rompono dopo 10. Oppure non c'è scritto il numero di casse totali. Nonostante questo, è molto dà più soddisfazione giocare a sto gioco rispetto alla trilogia. Ok, speriamo di aver preso tutte le casse, perché sennò mi sentono. Che poi parlo sempre di bestemmio, bestemmio. Poi io non bestemmio mai, però va bene. Davvero, i comandi sono molto diversi rispetto alla trilogy che ho platinato, non dico di recente, l'ho ripresa in mano più che altro. All'inizio non avevo troppa voglia di platinarla e poi le reliquie sono sempre state grazie, posso, un dito nel sedere e quindi non l'avevo platinata per quella inizialmente, poi mi sono messo prima Crash 1, poi Crash 3 e infine Crash 2 a platinarli. Ho trovato la voglia di sfracassarmi i maroni. Brutto da dire, ma è così. Io direi che per questo video è tutto. È durato 21 minuti, ma con i tagli verrà corto. Io vi ringrazio per la visione e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao. No, ho premuto R.